Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Da qualche giorno sul nostro territorio sono aumentati i numeri dei cestini e sono stati installati dei cestini appositi per la raccolta delle deiezioni canine. È in partenza la campagna proprio contro l'abbandono delle deiezioni canine sulle nostre strade e il 6 di maggio in piazza Alfredo di Dio ci sarà un banchetto apposito organizzato dal Comune di Fagnanolona, dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e dall'Associazione Negozianti Fagnanesi, dove verrà appunto consegnato questo kit con dentro dei rotolini di sacchetti in omaggio per la raccolta delle deiezioni canine. È importante continuare con questa campagna di sensibilizzazione per evitare che le nostre strade diventino un percorso ostacoli per i pedoni. Domenica scorsa al Parco Avisaido abbiamo inaugurato la piazzetta dei diritti. Ci siamo accorti nella mattina dell'inaugurazione, nonostante il parco fosse stato pulito qualche giorno prima, che il parco era in condizioni poco decenti per abbandono di bottiglie e rifiuti varie, nonostante all'interno del Parco Avisaido ci siano ben 15 cestini. Ora abbiamo chiesto quindi un maggior controllo della situazione da parte della polizia locale sui parchi e questo controllo è iniziato nei giorni scorsi e avverrà anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Dobbiamo anche qui cercare di debellare questa piaga della mancanza di civiltà e di senso civico all'interno dei nostri parchi. I parchi, come le strade, come qualsiasi cosa del comune, sono di tutti e non è giusto che ci siano persone che poi debbano pagare riparazioni o pulizie in più rispetto a quelle solite perché c'è gente che non rispetta le regole. Per quanto riguarda il bando per Mauthausen, l'amministrazione comunale ha prolungato i tempi. Questo scadrà il 21 di aprile e sono stati aumentati i limiti di età. Quindi il nuovo bando per Mauthausen parte dall'età di 13 anni fino ai 35. Le maggiori informazioni le trovate sul sito internet del Comune di Fagnanolona. Dal 5 al 20 aprile nel nostro paese, nelle vetrine dei negozi o al loro interno, sono esposti dei quadri, una manifestazione organizzata dal Comune di Fagnanolona in sintonia con l'Associazione Negozianti Fagnanesi dal titolo Arte in Città. Il 20 di aprile è prevista una serata conclusiva all'interno dell'Aula Magna Benvenuto Piazza, ma questo ve lo dirò più avanti con specifiche anche sugli orari. Dichiaro finito il momento delle prediche, veniamo a qualcosa di più leggero. Non ci sono eventi in programma per la settimana o per il fine settimana, ma domenica è Pasqua e quindi doveroso da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale, di tutti i dipendenti del Comune di Fagnanolona, augurare a tutti voi una buona Pasqua da passare in famiglia o con amici. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, una buona Pasqua appunto, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.